Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come configurare il drone Dirty Seagulls che ho assemblato nello scorso video. I software che ci serviranno per configurare questo drone sono tre: il Betaflight Configurator, la BLL32 Suite e l'Express LRS Configurator. In descrizione vi lascio tutti i link, voi scaricate e installate le versioni per il vostro sistema operativo. Partiamo dalla BLL32 Suite. Visto che per configurare gli ESC dovremo collegare la LiPo, è obbligatorio rimuovere le eliche. Questo perché i motori potrebbero avviarsi senza preavviso e alla massima potenza durante l'aggiornamento o la configurazione. Ok, ho rimosso le eliche e collegato il cavo USB. Dopo aver scelto la COM giusta, clicco su Connetti. Quindi Read Setup. La prima cosa da fare è aggiornare il firmware, quindi clicco su ESC Flash. Il sistema individua in automatico il target degli ESC. Inoltre qui ci propone l'ultima versione disponibile. Keep Settings ci dà la possibilità di conservare delle configurazioni precedenti, ma se volete un'installazione pulita togliete le spunte. Quindi cliccando qui la suite aggiornerà in automatico tutti gli ESC del 4 in 1. Io ho già l'ultima versione disponibile, quindi non c'è bisogno di nessun upgrade. Passiamo alla configurazione e la prima cosa da fare è sistemare il verso di rotazione dei motori. Su questo modello ho deciso di usare una configurazione props out, quindi devo tenerne conto durante la scelta del verso. Ho già fatto qualche prova e ho verificato che i motori 2 e 3 hanno bisogno dell'opzione reversed. Per cambiare il verso di rotazione bisogna fare in modo che in questi box sia presente solo il motore sul quale vogliamo intervenire. Siccome devo modificare il motore numero 2, da questa serie tolgo l'1, il 3 e il 4. Quindi in Motor Direction scelgo Reversed. Poi clicco su Write Setup per salvare l'impostazione. Ripeto la stessa operazione con il motore numero 3. A questo punto, visto che le prossime configurazioni devono essere applicate a tutti e quattro gli ESC, procedo a riattivarli. Passando alla configurazione degli ESC vera e propria, la prima modifica da fare è impostare i minimi e massimi per la frequenza PWM. Quindi qui metto il valore più basso che ho a disposizione, 48 kHz. E qui il valore massimo, 96 kHz. Su questo modello ho già verificato che i minimi e massimi funzionano bene, quindi non c'è bisogno di impostare come massimo by RPM. La seconda modifica da fare è cambiare il motor timing. Per questo setup ho visto che il drone si comporta bene con 16 DAG. Ramp up power andrebbe bene al 50%, ma se possibile limare qualcosina non fa male, e al 40% ho visto che non ci sono problemi, quindi seleziono questo valore. Le altre impostazioni possono essere lasciate anche quelle predefinite, quindi clicco Write Setup per salvare le modifiche che ho fatto. Sulla BLL32 Suite ho finito, posso passare al Betaflight Configurator. Per quanto riguarda il configurator è essenziale avere sempre l'ultima versione disponibile, quindi se vi appare un pop-up che vi chiede di aggiornare, fatelo subito. Iniziamo aggiornando il firmware cliccando su Connetti. Poi attiva Bootloader DFU. Come vedete in questo punto è comparsa la scritta DFU. Questo significa che siamo pronti per aggiornare il firmware. Se qui c'è ancora la porta COM vuol dire che non avete installato i driver del flight controller. In questo caso dovete usare Impulse RC Driver Fixer. Se non lo conoscete ho già realizzato un tutorial su come usare questo software. Ve lo lascio linkato in descrizione. Visto che qui c'è DFU, posso cliccare su Firmware Update. Ora devo scegliere il target, per questo flight controller è Blade F7 HD. Quindi scelgo l'ultima versione disponibile, attualmente la 4.3. Clicco su Load Firmware Online, poi su Flash Firmware. Ora clicco su Connetti.
Qui è importantissimo fare Apply Custom Default. Se fate cancella, il flight controller non funzionerà correttamente. Adesso abbiamo due warnings. Il primo è relativo al protocollo dei motori e lo vediamo dopo. Il secondo è relativo alla calibrazione dell'accelerometro e lo vediamo subito. Posiziono il drone su una superficie piana e faccio calibra accelerometro. A questo punto salto direttamente alla pagina motori per risolvere il problema relativo al protocollo. Quindi parto subito mettendo D-Shot 600. Poi attivo il bidirectional D-Shot per attivare gli RPM filter. E mi assicuro che i poli motori siano impostati a 14. Motor idle per me va bene a 5,5 e lo lascio così. Visto che sugli ESC ho scelto una configurazione props out, è fondamentale dare motor direction reversed per confermare a Betaflight che appunto stiamo usando una configurazione props out. Continuo il setup ritornando nel tab ports. Qui devo attivare configurazione MSP nella UART 4 e serial RX nella UART 1. Questo perché la CADX Vista è collegata nella UART 4 e la ricevente Express LRS nella UART 1. Quindi salvo. Passando al tab configurazione, dato che non mi servono, ho disattivato la bussola, il barometro e l'accelerometro. Qui è importante attivare RX Lost ed RX Set per avere gli ESC come buzzer in caso di necessità. Il resto delle impostazioni le lascio come sono. Su Power and Battery e Fail Safe non c'è niente da fare, quindi risalto e vado direttamente al tab Presets. Qui è fondamentale mettere il preset per la ricevente Express LRS, configurandolo in base al refresh che abbiamo scelto, nel mio caso 250 Hz. Quindi qui spunto RC Link, qui 250 Hz, qui Official. Ora clicco sul preset Express LRS 250 Hz. Per quanto riguarda le impostazioni, scelgo Freestyle, Serial e Singola Cella. Poi faccio Pick. Ora è essenziale fare Salve e Riavvia, altrimenti le impostazioni andranno perse. Passando ai PID, già con i valori stock il drone vola abbastanza bene. A mio parere ci sono solo da cambiare i rates. Al momento sto usando questa configurazione actual per un volo freestyle non troppo aggressivo. Se volete provarla, fatemi sapere nei commenti come vi trovate. Passando al tab receiver, bisogna configurare la ricevente BetFPV Express LRS che ho usato per questa build. In questo menu a tendina scelgo Serial e in quello sotto CRSF. Qui attivo telemetry. Sotto è importante che RSSI analogico rimanga disattivato. In RSSI Channel scelgo AUX 12. In questo modo verrà visualizzato sul display il valore RSSI. Se preferite visualizzare il link quality, scegliete AUX 11. Tuttavia questo verrà visualizzato con la scala dell'RSSI, quindi a mio parere non è troppo preciso. Tuttavia il segnale Express LRS è sufficientemente forte da non doversene curare più di tanto. Se sulla radio impostate un valore di 250 mW, è altamente improbabile andare in failsafe prima di aver perso il segnale video. Passando al tab modalità di volo, configuriamo le switch in base alle nostre preferenze. Attenzione però che è obbligatorio impostare il comando ARM nella parte alta dell'AUX 1, quindi questo comando lo sistemiamo in questo modo. Un altro comando che non può mancare è il pre-ARM, da abbinare ad un interruttore momentaneo. Altri due comandi che non dovrebbero mancare sono il buzzer e il turtle mod. Io li sistemo entrambi su una switch a tre posizioni. Concludiamo la configurazione di Betaflight con il tab OSD. Come sappiamo non tutti i valori sono supportati dal sistema DJI, comunque quelli essenziali come carica della batteria ed RSSI ci sono, quindi li posiziono sul basso. Visto che comunque la carica della LiPo viene visualizzata di default sul visore DJI, qui scelgo di visualizzare la singola cella. Su Betaflight ho finito, ora è venuto il momento di aggiornare la ricevente.
Iniziamo scaricando e installando l'Express LRS Configurator. Come sempre lo troviamo su GitHub, vi lascio il link in descrizione. Io Windows, quindi scarico la versione .exe. Una volta avviato il configurator ci apparirà questa schermata. In Release scelgo l'ultima versione disponibile. In Device Category scelgo BetFPV 2.4 GHz. In Device BetFPV Nano 2400RX. Come metodo per il flash scelgo Betaflight Pass-Through. Le opzioni vanno bene quelle predefinite nella maggior parte dei casi, cambiatele solo se effettivamente sapete cosa vi serve cambiare. Qui è importante scegliere la password che deve essere la stessa del vostro radiocomando. Come sempre non c'è bisogno di mettere nulla di troppo complicato, usate giusto qualcosa di semplice da ricordare. A questo punto faccio build and flash. Ok, l'aggiornamento firmware è partito, ora bisognerà aspettare circa un minuto. Perfetto, aggiornamento completato. A questo punto ritorno su Betaflight nel tab ricevente e muovo gli stick, in modo da verificare che sia andato tutto a buon fine. Perfetto, come vedete il bind è avvenuto in automatico perché il radio ricevente hanno la stessa password. Se vedete che avete dei comandi invertiti, in questo menu a tendina cambiate AETR 1234 in TAER 1234 o viceversa. Perfetto, a livello software ho finito, il drone è pronto. Molto bene, in questo video abbiamo visto come configurare gli ESC, il flight controller e la ricevente. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.